5, 4, 3, 2, 1, 0. Adesso noi ci parliamo di robotica, avete messo in palco uno dei maggiori esperti italiani ovviamente della materia, il professor Luisa Antisa, dirige il laboratorio Soft Robotics all'Istituto Italiano di Tecnologia, proviene il nostro assistente che sta arrivando in platea, Antonio Micchi. E da domani anche l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, che è il nuovo istituto che lanciamo proprio domani insieme a Maker Faire, sarà una cosa nuova, ne parlo rapidamente. In Italia c'è una grande industria della robotica e delle macchine intelligenti, quindi vedete alcuni esempi. L'Italia è stata la pioniera nel fare il primo robot per la misura, il primo robot per l'assemblaggio è italiano, non li vedi, il primo robot che ha tagliato la base è italiano. Non solo questo, ma ci sono altre molte altre industrie che fanno robotica in Italia, il manifatturiero, le macchine intelligenti sono una grande risorsa e la ricerca è straordinaria. Questi sono alcuni dei 15 vincitori di IRC nei temi della robotica che sono in Italia, si va dai più grandi come Bruno Siciliano o Paolo Fiorini, ai più giovani come Arascia Giuliani dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che è veramente uno di questi prestigiosissimi grant che gli permetterà di fare robotica per aiutare le persone a lavorare bene. E questo è il lavoro e la robotica come l'avete probabilmente sempre vista, tanti robot che hanno sostituito le persone sono, le vedete, piccole in alto, sono separate dai robot. Questa è la robotica che ci fa un po' paura, ma questa, se la guardate, non è la robotica del domani, questa è la robotica di ieri. Questi tipi di applicazioni sono state prese dai robot, ma quello che è il nuovo è questo, la robotica che entra vicino all'uomo. Questa è la robotica di oggi, la robotica collaborativa. Vedete, qui c'è una maschera che può toccare l'uomo. Questa è stata una grande trasformazione che è stata portata avanti dalla ricerca europea, italiana in particolare. Tutti i robot che vedete qui, che sono i leader mondiali della robotica collaborativa, sono robot europei. Non caso né americani né cinesi, ma il vero futuro è la robotica per le persone. Come facciamo a avere macchine che possano aiutare le persone come questa signora, come saremo noi tra pochi anni. Il caso delle mani è una cosa che ci interessa particolarmente perché la robotica è la tecnologia dell'integrazione che seguirà la tecnologia della comunicazione che abbiamo già abbondantemente nelle nostre mani. Nell'interazione la mano è l'organo dell'interazione e questa è la mano umana, una meraviglia di cosa possiamo fare. Sappiamo fare mani robotiche come quella? Beh, da un punto di vista puramente meccanico forse sì, questo è un esempio di una mano che è stata fatta in 3D printing, proprio con tecnologie che sono care a chi è più che fa meglio. E vedete che riesce a fare delle cose interessanti, riesce a fare muovere del siringo, accendere del pezzo. Ma quanta programmazione ci va dietro? Quanti nerd come questo povero studente di una volta sono stati necessari? Non è così che faremo a utilizzare la robotica. Dobbiamo fare robot che sono utili, utilizzabili da tutti. Questa è la nuova frontiera. Se riguardiamo l'inizio della robotica, nei primissimi esempi sono questi, sono robot che venivano messi in mostra a persone. Questo è per esempio quello che viene citato spesso come il primo robot della storia, è un manipolatore che era stato sviluppato dalla Ron National Labs, è stato utilizzato nel 1954 solo per esperimenti. E questo, tanto per dire cos'è l'Italia in questo settore, è invece il frutto del lavoro di un pioniere italiano, che era Carlo Mancini, che nel 1959 ha fatto un manipolatore che si chiamava manipolatore servocontrollato transistorizzato, questa parola fa un po' strana adesso, Mascot, 7 giunti, sono stato pochi mesi fa a Poland, European Taurus, dove questo robot ancora è in funzione. Da 59, da 60 anni questo robot italiano viene ancora mantenuto per le ineguagliate. Ma qual è il problema della robotica di robot come questi? Il problema è questo, è il vignetto del 67, si vede già quale era il problema della robotica. La robotica, come
macchine rigide che non hanno una sensibilità, che non interagiscono con l'ambiente nel modo corretto che lo sviluppa. Ma la natura non è così, e questa è l'ultima novità di cui voglio parlare. La natura è soft, la natura è cedevole, è adattabile. Tutta la natura, tutta l'evoluzione, dai robot, dagli invertebrati ai vertebrati, è fatta di materiali morti. E qui vedete come questa elasticità, come la materialità influenza il nostro corpo, facendo possibili cose che non si crederebbero possibili, dando più efficienza energetica, più robustezza e più intelligenza anche al nostro corpo. Per questo molti in robotica stanno passando a fare robot che sono invece che rigidi, come classicamente, così. Un robot che ha una cedevolezza. Un esempio, questa mano che è stata fatta alcuni anni fa, è una mano che ha 19 giunti, ma che è adattabile, è soffice. Questa mano è un progetto open che poi è stato portato in diverse applicazioni, un progetto open che abbiamo fatto con gli enti e l'Università di Pisa, e ha portato ad esempio applicazioni nella prostetica. Anche con un pioniere, il primissimo che ha fatto bionica è un italiano nei primi anni del secolo, dopo la prima guerra mondiale, aveva perso la sua mano, un medico, ha fatto le prime protesi bioniche, per questo è stato anche candidato al Giulio, non tutti lo conoscono, Giuliano Vanghetti, ma era della nostra regione. E questo prototipo di mano che vedete qui è una mano che è appunto ispirata dalla natura, permette a una persona come Maria, la nostra designer industriale che è anche utente di questa protesi, e la può utilizzare in questo modo. La mano che pur essendo soffice è robusta e che può adattarsi alle diverse forme degli oggetti intorno proprio per questa sua naturale capacità di conformarsi, ma è anche semplice. Non c'è programmazione in questa mano. La mano si muove con un'intelligenza che è nel corpo stesso. E questo le permette anche di interagire con se stessa, con le sue parti del corpo, in maniera naturale, come vedete qui, ad esempio, in questi modi. La mano è anche socialmente adatta, proprio per questa natura di organizzazione. Da questo progetto sono nate, come dicevo, alcune spin-off, quindi industriale, di robotics, che vedrete due mani sono unite a Maker Faire, ed una riabilitativa. Inail ha preso questo progetto e sta facendo la mano Annes, che è una mano che avrete probabilmente vedrete presto anche sul mercato delle protesi. La mano è andata avanti con il progetto riabilitativo, queste sono tutte le università e gli ospedali che la stanno utilizzando questo giorno. E adesso stiamo iniziando una nuova avventura con un progetto di RSI ancora che integra questo approccio di naturalezza della mano addirittura con un dialogo direttamente sulla spina del paziente per rendere completamente naturale non una protesi aggiunta ma una parte che, cioè quello che è il sogno della bionica. Questa è Maria di nuovo che qui partecipa a una competizione, sapete questo site perché sono un po' le Olimpiadi, l'equivalente della Formula 1 per Paralympics, dove la tecnologia è permessa, anzi è incoraggiata. Questa è Maria che fa vedere la nuova versione della mano utilizzata in questa gara. Queste erano le series, le prove per quella gara che ci sarà l'anno prossimo insieme alle Olimpiadi, siamo arrivati secondi. Non fa niente, diremo la prossima, ma alcune immagini prese di nascosto sono più significative per noi. Questa è di nuovo Maria che sta fuori gara, sta utilizzando la mano. Vedete per esempio come apre la bottiglia, guardate come la apre molto similmente a come la persona della fotografia precedente la faceva. E non c'è programmazione, è naturale, è costruita nel modo in cui è l'intelligenza costruita nel corpo. Qui alcune altre immagini che fanno vedere come Maria e anche Rosa interagiscono con questa mano come se fosse una parte del loro corpo. Guardate la naturalezza con cui lo fanno. Quindi adesso concludo, questa è Maria che ci fa un po'
pollice alto e con questo vi saluto. E diamo appuntamento a domani a Make Effect con Zalara Hiring.